Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto, questa sera ci occupiamo di politica, ospite nei nostri studi è il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina. Buonasera Fina, buonasera. Bentornato qui a Rete 8 per fare il punto, in particolare sulle prossime elezioni provinciali dopo che sono state definite candidature e liste, ma anche su altri temi di rilevanza regionale in questa... Intervista. Inizierei proprio da un tema regionale perché nei giorni scorsi voi avete tenuto una dura conferenza stampa nei confronti della eh, regione Abruzzo eh, sui temi della sanità e eh, marginalmente rispetto ai temi di cui ci siamo già occupati ehm, al, eh, al nostro telegiornale eh, c'è stata una eh, sottolineatura da parte sua rispetto al famoso sondaggio che all'Aquila eh, incorona il sindaco uscente. Eh, Pierluigi Biondi, come certo vincitore delle prossime eh, comunali, ma c'è una sottolineatura anche che riguarda la regione, eh, proprio da quella, eh, da quella eh, rilevazione. Intanto, se è così vero che eh, Biondi abbia già vinto all'Agra e se poi anche eh, le chiedo se eh, c'è qualcosa di questo sondaggio che non ha avuto probabilmente il risalto che avrebbe meritato, come voi affermate. Intanto grazie di questo confronto. Il sondaggio che è stato pubblicato, affidato a Tecne, fatto a sei mesi dal voto naturalmente lascia un po' il tempo che trova, eh, ce ne sono altri che sono stati fatti e di cui, eh, di cui si è anche parlato sui giornali. Però la cosa interessante è che i cittadini che hanno ricevuto le telefonate ci hanno raccontato anche di una domanda eh, relativa al gradimento della giunta regionale del Presidente Marsilio. Guarda caso questa domanda non è stata pubblicata, non è stata pubblicizzata. Io vorrei chiedere, attraverso lei, direttore, ai nostri avversari, a coloro che hanno eh, diciamo così, affidato a questa società di indagine questo, questo eh, sondaggio, se è vero che c'era questa domanda e se è vero che cosa, che cosa dice, quale risposta c'è. Ci risulta che eh, naturalmente il risultato è quello che percepiscono tutti un giudizio molto negativo sulla Giunta Marsilio, soprattutto una distanza, la percezione di, una, di un rapporto alieno da parte del Presidente Luogotenente da Roma. Della, della nostra regione. E anche per questo siamo tornati sui temi della sanità. Ma com'è possibile che un ministro della Repubblica, penso al ministro Gelmini, che fa parte di un partito che in questa regione sostiene il presidente Marsilio, si è dovuto lamentare che l'unico presidente d'Italia che, che si è messo? A criticare, a polemizzare, girando l'Italia, girando le televisioni, l'ultimo provvedimento sul Green Pass è l'unico presidente, è il presidente Marsilio, ma è un presidente di centrodestra. Ci sono 15 presidenti di regione di centrodestra, l'unico che fa propaganda politica per testimoniare la sua eh, fedeltà diciamo così, al capo eh, Giorgia Meloni è lui. Un presidente che si colloca all'opposizione del governo in una fase invece in cui la collaborazione col governo nazionale è vitale, PNRR, fondi, progetti, ricostruzione, è vitale per tutti i territori e anche per la regione Abruzzo. E in questo i conti della sanità che testimoniano un debito che anche qui in modo propagandistico si cerca di giustificare col Covid, ma che i dati che abbiamo portato, abbiamo fatto una conferenza stampa di numeri, ringrazio il gruppo regionale del Partito Democratico, il suo capogruppo Silvio Paolucci e gli altri consiglieri che hanno fatto uno studio molto preciso e ha dimostrato che noi abbiamo accumulato un debito a rischio di nuovo Commissariamento. Non ci meritiamo questo, non si merita questo la Regione Abruzzo. Eh, restiamo ancora sull'attualità politica prima di entrare nel vivo del discorso per le provinciali. Ieri c'è stata un'altra conferenza stampa, quella di eh, quattro amministratori o ex amministratori, uno per provincia di area di centrosinistra, eletti in coalizioni eh, di centrosinistra, eh, che appunto sono eh, Amerigo Di Benedetto, Antonio Luciani, eh, Marco Alessandrini e eh, per quanto eh, Riguarda la provincia di Termo addirittura il presidente Lanci Abruzzo Gianguido D'Alberto, eh, che hanno dato vita a questo uh, nuovo soggetto, che è al momento è un soggetto associativo, che si chiama ehm, eh, Polis ehm, 305, come i comuni abruzzesi, che insomma sarà un soggetto col quale fare i conti. Ad esempio, proprio parlavamo prima delle amministrative dell'Aquila, Americo Di Benedetto è uno dei possibili candidati della coalizione di centro-sinistra. Ecco, come vede il Partito Democratico questo nuovo soggetto? soprattutto nella prospettiva della costruzione di un'alleanza uh, per le prossime elezioni regionali. Io lo vedo benissimo, lo vedo benissimo, auguro tutti i successi possibili a questo progetto che è intanto guidato da personalità di grande rilievo, verso le quali peraltro io stesso nutro molto affetto, con alcune abbiamo fatto un percorso politico lungo anni, alcune invece... Eh, le conosco più di recente, ma sono tutte rappresentative di bellissime esperienze personali e di gruppo alla guida soprattutto delle amministrazioni locali. Il Partito Democratico è un partito di sindaci, è un partito radicato nel territorio, lo si vede quando, quando poi si fanno, ad esempio, in questo caso le elezioni provinciali, che sono elezioni di secondo livello, ci sono decine e decine di amministratori del Partito Democratico che si candidano o che sostengono eh, candidati. Gli stessi quattro protagonisti. Eh, di questo progetto vengono dal Partito Democratico eh, eh, aprono uno spazio, bella questa formula che hanno usato a tante e tanti che possono eh, avvicinarsi alla politica attraverso questi luoghi no, che sono meno impegnativi dei luoghi di partito naturalmente io credo nel partito politico perché la costituzione lo racconta come il soggetto che concorre allo sviluppo alla democrazia, allo sviluppo della nazione del paese alla democrazia perché perché ho sempre pensato fin da, da ragazzo che un luogo politico deve essere un luogo di impegno sia per la città e quindi bene il civismo, sia per eh, le grandi battaglie globali, eh, le grandi battaglie di principio, di appartenenza. Credo che esista, lo dico da uomo di sinistra, credo che esista, al di là del qualunquismo, differenza tra i valori di destra e di sinistra e costruire un centro-sinistra che abbia. Diciamo così, un partito democratico come perno è la nostra missione. Ai incontri che abbiamo fatto eh, che, di, di tavolo di centrosinistra, che abbiamo costituito di recente, abbiamo da subito eh, invitato i rappresentanti di questo progetto prima ancora che fosse eh, presentato, quindi sono molto contento. D'altra parte, quello che non faremo più rispetto al passato come partito democratico quando si arriverà alle elezioni regionali è produrre una miriade di liste aggiuntive civiche, ma sostanzialmente come eh, una donazione di sangue del Partito Democratico, quindi benissimo che nascano progetti che camminano con le loro gambe e che ci consentano di costruire una coalizione effettivamente tale, non una riproduzione dello stesso soggetto che è poi il PD. E veniamo alle provinciali elezioni un po' particolari, quelle che si svolgono il prossimo 18 di dicembre, perché ricordiamo sono elezioni riservate agli amministratori, sono di secondo livello, verranno appunto attraverso i voti ponderati eletti i nuovi presidenti di tre province su quattro, il nuovo consiglio eh, provinciale eh, di Teramo. Per quanto riguarda appunto le tre province dove c'è eh, il faccia a faccia tra centrodestra e centro sinistra, eh, vogliamo ricordare fino a quali sono eh, i vostri candidati e quali sono eh, le vostre soprattutto, Soprattutto uh, scelte di percorso che sono state fatte con i sindaci, con gli amministratori durante queste settimane per allestire insomma, una uh, compagine che possa guidare le tre province abruzzesi. Ma intanto la provincia di Teramo, che è l'unica che non rieleggerà il presidente perché si vota l'anno prossimo, quindi rinnova solo il consiglio provinciale. Abbiamo presentato una lista come PD in collaborazione con le forze di centrosinistra. Chiaramente il PD ha una vocazione antica di presenza nel territorio, quindi. Eh, in tutta la regione il nostro è stato un contributo maggioritario, però quasi dovunque abbiamo trovato amministratori anche degli altri partiti di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Questa è stata un'ulteriore occasione di incontro, di collaborazione e di condivisione dovunque. Eh, quindi a Teramo c'è una nostra proposta, dopodiché c'è una lista di centrodestra e c'è una lista diciamo così, che non ha una, eh, una collocazione chiara di cui fa parte azione. Azione, devo dire, è l'unica forza allo Stato attuale che non siede al tavolo di centrosinistra. Io auspico che si chiariscano presto eh, le loro idee sulla loro collocazione perché naturalmente è iniziato il percorso di costruzione dell'alternativa a questa pessima giunta Marsiglio e eh, per la prossima regione. Nelle altre tre province. Nelle altre province si rinnova anche il Presidente. A Pescara e a Chieti i rapporti di forza sono abbastanza netti. In provincia di Chieti la maggior parte delle amministrazioni sono guidate dal centrosinistra. Abbiamo candidato il sindaco eh, rieletto con grandissimo successo. Eh, da poco il sindaco di Vasto Francesco Menna, eh, che sono certo eh, sarà, sostituirà eh, il presidente Pupillo, scente sempre del Partito Democratico, che ringrazio, eh, anche perché raccoglie il consenso di tante amministrazioni a partire. Da quella del capoluogo di provincia Chieti, qui, riconquistata al centro-sinistra proprio l'anno scorso e guidata da Ferrara. Per contro, naturalmente in provincia di Pescara c'è una ehm, prevalenza delle forze di centrodestra, ma anche qui abbiamo presentato la nostra lista, il nostro candidato eh, presidente, il bravo sindaco di Roccamorice e c'è stata, lo ha notato direttore, una divisione nel centrodestra perché la seconda candidatura. Sì quella del, eh, del sindaco Catani, è evidente, adesso vedremo, farà ricorso. È stata, su... è stata al momento bocciata. È stata al momento bocciata, presumo che farà ricorso, ma testimonia un profondo malessere all'interno del centrodestra che d'altra parte è stato anticipato da questa nascita del, eh, del progetto Futura presentato da, da Giuliante che coinvolge addirittura tre consiglieri regionali della Lega usciti dalla Lega una delle tante tappe diciamo così, di fuoriuscita da questo partito che io penso sia testimonianza di un problema più profondo che la critica, la polemica con i gruppi dirigenti locali, perché c'è una regressione della Lega al Sud e anche una diminuzione del consenso nazionale, ma che non è uguale, Non è uguale al nord e al sud e al sud che sta, perché? perché è fallito il progetto della Lega Nazionale, no? il superamento della Lega Nord. In realtà si è manifestato al primo, alla prima curva, nasce del governo Draghi, PNRR, Nuova Europa, l'interesse eh. di una Lega del Nord di rimanere al nord. La sfida più imprevista è quella della provincia dell'Aquila perché eh, si immaginava lì un rapporto di forze anche... Eh, Spostato verso il centrodestra, non fosse altro per la presenza eh, del sindaco Biondi alla guida del comune capoluogo. In realtà le ultime elezioni amministrative, in questi due anni, soprattutto quella di Sulmona, ha determinato una novità, ma la novità principale è stata la politicizzazione da parte di Marsilio della candidatura di Caruso, che è stato già presidente della provincia e presidente della provincia uscente, Civico. Si iscrive a Fratelli d'Italia perché Marsilio sostanzialmente gli chiede di iscriversi a Fratelli d'Italia per ottenere il sostegno delle amministrazioni di Fratelli d'Italia e questo politicizza la campagna, che è una campagna di secondo livello, direttore, dove alla fine c'è un po' anche uno spirito da ente sovraccomunale, di collaborazione tra amministratori locali, non vota il popolo, quindi in qualche modo il rapporto tra politica e amministrazione è un rapporto più equilibrato. Questo ha spinto tutte le altre forze a unirsi. Io sono contento di questa alleanza che mette insieme il comune di Avezzano e altri comuni della Marsica che hanno una collocazione civica: eh, eh, Americo Di Benedetto, Il Passo Possibile, di cui abbiamo parlato all'inizio, il Partito Democratico e le, le altre forze di centrosinistra. Ehm, che ci sono in provincia dell'Aquila, tutte, anche qui compreso il Movimento 5 Stelle e gli altri amministratori, Italia Viva, eccetera, che hanno costruito una coalizione molto larga intorno al sindaco Italia Gozzo, rieletto di recente come unico candidato, peraltro in questa cittadina medio-grande, eh, Vincenzo Giovagnorio. Vedremo che cosa succederà, però anche qui c'è un atto di arroganza, lo dico proprio in senso etimologico, e cioè la volontà di mettere una bandierina politica per provare a dire che le sconfitte elettorali di questi due anni vengono compensate da una vittoria in un'elezione di secondo livello. Io credo che le elettrici e gli elettori, gli amministratori in provincia dell'Aquila daranno ragione invece di un progetto molto più equilibrato, molto più diciamo così, capace di avere una visione larga e non stretta, anche perché, direttore, la filiera sindaco della città Capoluogo. Presidente della provincia e Presidente della regione, tutti e tre di Fratelli d'Italia, come puoi immaginare, aumenta ancora di più l'insoddisfazione, l'amarezza e il disagio degli altri alleati di centrodestra a partire da quelli più moderati. Fina, Ultima domanda, perché insomma ormai ci siamo, eh, alla luce di questo ragionamento, a che punto è eh, il processo decisionale per le sfide alle amministrative? tre grandi comuni in Abruzzo, eh, L'Aquila in particolare, ma anche Ortona e San Salvo. Avete scelto i vostri candidati? Ringrazio per L'Aquila Emanuela eh, e Giovan Battista, che è la nostra segretaria eh, cittadina, è già stata assessore, assessore comunale con la giunta Cialente che appunto in qualità di segretaria del Partito Democratico ha convocato di recente un tavolo di centrosinistra a cui hanno partecipato moltissime forze, compreso il Movimento 5 Stelle, Demos, Italia Viva, eh, le altre forze di sinistra, eccetera, eh, le forze socialiste e questo è stato il primo segnale di una volontà di presentarci insieme. Nel frattempo il Partito Democratico ha aperto un'interlocuzione molto... Proficuo e molto amichevole con il passo possibile di Americo Di Benedetto. Io credo che noi saremo in grado di mettere insieme una coalizione molto larga. Nel frattempo, osserviamo che cosa succede. Nel campo avversario perché queste vicende che, di cui abbiamo parlato, che riguardano eh, la regione, naturalmente hanno ricadute gravi anche nei territori. E Ortone questo San... riguarda sì. anche Ortone e San Salvo, dove già da tempo c'è un lavoro di coalizione. Lo spirito del Partito Democratico è sempre coalizionale: dovunque noi faremo di tutto per mettere insieme il maggior numero di forze e rappresentare il meglio per quella città. Sempre però, lo dico. Al contrario dello spirito della bandierina, eleggere un sindaco per dire c'è un tesserato in più amministratore, sempre nello spirito del rispetto delle cittadine e dei cittadini, debbono poter scegliere il miglior sindaco, la migliore sindaca per la propria città. Grazie, grazie Michele grazie Fina. Appuntamento alle prossime occasioni, arrivederci a domani con la rubrica Il Fatto.